Centinaia di studenti in visita alle imprese ferraresi. 19 piccole e medie aziende di tutta la provincia hanno aderito anche quest'anno alle giornate dell'orientamento organizzate, come sempre, dalla CNA di Ferrara. Le porte delle aziende si sono aperte il 31 marzo per la seconda delle due giornate che CNA ha voluto dedicare all'incontro tra imprenditori e studenti. Occasioni di incontro che fanno bene agli studenti che cominciano a scoprire dal vivo il mondo del lavoro e fanno bene anche agli imprenditori che possono raccontare il proprio lavoro. Qui siamo alla Modelleria Bonora di Ferrara che realizza modelli e stampi per le più importanti marche dell'automotive. In visita incontriamo una scolaresca dell'Ipsia. Noi studiamo elettrica, elettronica, facciamo dei circuiti stampati sulle basette e facciamo anche impianti elettrici civili e industriali. Perché hai fatto questa scelta, questo tipo di corso? Perché mi interessava l'elettrica e volevo imparare un mestiere e mi hanno consigliato molto di fare quella scuola lì, che c'era tanta pratica, e quindi niente, ho provato e mi è piaciuto. Andare in azienda serve? Vedere le aziende che funzionano dal vivo? Sì, secondo me serve molto, perché anche guardando gli altri lavorare capisci tante cose. Può capitare di variare anche nell'ambito meccanico della materia e qui abbiamo potuto vedere l'uso di certi macchinari che a scuola non abbiamo comunque. Ecco, qui lavorano molto sulla progettazione di modelli che poi dopo vengono realizzati nella pratica e adottati anche da marchi molto, molto importanti, insomma è un settore promettente. Sì, secondo me è un ambito in cui anche noi ragazzi giovani possiamo puntare comunque, è interessante. E dopo la scuola superiore hai già pensato cosa farai? Sì, mi interessava molto l'università, solo che magari farò un corso più professionale perché ho bisogno di qualcosa di concreto. Un'esperienza importante per gli studenti, spiega uno dei docenti presenti alla visita. Studiano un percorso elettrico-elettronico, hanno anche durante il loro percorso studi alcune ore di meccanica, perciò sono interessati anche a questo settore qua che è prettamente meccanico. A cosa serve ai ragazzi visitare le aziende? Beh, visitare le aziende per i ragazzi è molto importante perché affrontano, conoscono una realtà che a scuola ancora non riusciamo a rappresentare. Ecco, a scuola abbiamo delle strumentazioni, abbiamo del materiale, però non reale come si trova in un'azienda. Perciò qui c'è un rapporto diretto col mondo del lavoro che a scuola purtroppo ancora non abbiamo. I ragazzi noi cerchiamo di istruirli in modo che loro possano avere queste conoscenze qua. Infatti adesso fra una settimana o due questi ragazzi andranno in stage, andranno a affrontare un po' il mondo del lavoro per la prima volta. Giacomo Bonora è il figlio del titolare e probabilmente in futuro prenderà in mano l'azienda di famiglia. Ha 24 anni e il suo inserimento avviene gradualmente, dal basso. Che tipo di percorso sta seguendo? Ho cominciato inizialmente a seguire in officina, quindi reparto montaggio-smontaggio, stando sotto una persona che mi ha insegnato insomma inizio le cose basilari della meccanica, poi dopo piano piano arrivando al percorso con i controlli numerici, con l'ufficio tecnico, quindi cominciando a relazionarmi un po' anche con il cliente, con i pezzi un po' più importanti, diciamo. Com'è stato il passaggio dall'attività scolastica, insomma, all'attività aziendale? È stato un po' drastico perché con la scuola secondo me ci sono state molte ore di teoria, quindi molto utili per carità, ma poca pratica. Per la scuola che ho fatto io, secondo me per i ragazzi serve un po' più di pratica, di lezioni quindi a contatto con il pezzo vero e proprio, invece che solo magari seguendo libri e studi teorici, diciamo. Lei un giorno l'azienda la prenderà in mano, questo è evidente. Esserci entrato diciamo dal basso, a che cosa serve secondo lei in prospettiva? Secondo me è un'esperienza perché ti aiuta a capire un po' tutto l'insieme che comprende. Quindi bisogna farsi esperienza dalle cose più basilari, più semplici, arrivando quindi alle cose più complesse. Siamo ancora nel settore dell'automobile, ma questa volta ci siamo spostati all'Autopo di via Traversagno. Concessionari, autofficina, autoriparazioni, sono queste le attività di questa azienda che non rinuncia a incontrare i giovani studenti delle scuole. Per noi è importantissimo perché vediamo e cerchiamo di formare o di far appassionare diciamo i giovani a questo mestiere, alla distribuzione delle automobili e a tutte le problematiche connesse. È un discorso secondo me importante e spero che i giovani
accettino questo discorso, perché si svilupperà molto nel futuro con le nuove macchine elettriche, quindi abbiamo bisogno di forze nuove. La tecnologia sta cambiando molto il mondo dell'automotive. Sta cambiando in maniera totale il mondo dell'automotive. La tecnologia stiamo aspettando, ormai siamo vicini, mancano non più di 8-10 anni alle macchine che si guideranno alla guida autonoma delle automobili, quindi questo stravolgerà completamente sia il mercato che il modo di gestire e seguire le automobili nel tempo. Il gruppo di studenti viene dall'Ipsia ed ha scelto un indirizzo di studio legato al settore dell'autoriparazione. Noi siamo nel polo tecnologico dell'ITI, però siamo Ipsia settore riparatori auto, cioè siamo l'unica, diciamo, a Ferrara scuola che fa il settore praticamente motoristico. Quindi questo dal punto di vista del programma, degli studi, che cosa significa? Beh, significa che questi ragazzi sono praticamente, a differenza dei periti meccanici tradizionali, che si occupano del settore automotive e quindi si dedicano, diciamo così, proprio alle officine, ai concessionari. È un settore molto particolare, molto in evoluzione dal punto di vista anche tecnico, per cui, diciamo, noi cerchiamo con qualche difficoltà di stare al passo coi tempi e di fare, diciamo, dei ragazzi preparati per il settore proprio manutenzione e mezzi di trasporto. Perché hai fatto questo tipo di scelta? Cioè scegliere un corso di studi che è puntato in particolare sull'automobile, sull'automotive? Sì, cioè la prima cosa è perché ci piace star dietro i motori, a smontare, a fare una scuola un po' più semplice. E poi immagino che sia anche perché immaginate opportunità di lavoro. Sì, sì, adesso che questi anni di opportunità di lavoro ce n'è poca. E questo tipo di incontri, di visite vi servono, tirocini? Sì, per fare lo stage ci aiutano a indirizzare nelle aziende più belle che ci sono qua a Ferrara. E a noi ci piace mettere le mani addosso a un motore, tra scooter, macchine, da giovani. Cosa ti aspetti dal punto di vista delle opportunità di lavoro? Beh, che dire, mi aspetterei un buon lavoro, magari anche aprire un'officina sarebbe una bella cosa. Ovviamente bisogna vedere le possibilità che ci sono. E questi incontri in aziende come questa, in cui si vende, si ripara, servono? Beh, secondo me sì, perché uno quando finita la scuola che inizia a cercare lavoro, magari avendo visitato varie officine, posti, magari uno va a fare richiesta da qualche parte. Ultima tappa del nostro viaggio alla ditta Oberti SRL. È un'azienda ferrarese attiva nel settore elettromeccanico che ha sempre tenuto molto a mantenere un rapporto con gli studenti e con i giovani, come ci spiega Roberto Bonora, che porta avanti l'azienda insieme al padre e alla sorella. Lo facciamo perché ci piace, sostanzialmente ci piace avere gli studenti qua in azienda, far vedere la nostra attività, far vedere come ci siamo sviluppati negli anni, fare conoscere questo lavoro che io mi ricordo quando ero piccolo a scuola e dicevo che facevo l'elettromeccanico, tutti si chiedevano cos'è l'elettromeccanico e quindi così. Sostanzialmente questo è il motivo principale, per far conoscere il nostro lavoro. E in prospettiva è utile farlo, cioè incontrare i giovani dà qualcosa anche all'azienda, anche in termini di futura manodopera evidentemente? Allora, assolutamente sì, perché se noi andiamo a vedere all'interno della nostra azienda, almeno 4-5 dipendenti vengono da queste esperienze, cioè studenti che sono venuti o a fare una giornata formativa qua all'interno oppure degli stage, così poi sono rimasti all'interno dell'azienda e lavorano tuttora qua. Il nostro indirizzo è un indirizzo economico-sociale, ci occupiamo di quello che è la comunicazione, in particolar modo le relazioni di comunicazione che si instaurano tra le aziende. È un indirizzo che si focalizza su un percorso di studi economico e anche sociale. Ecco, venire a visitare un'azienda che significato ha per voi? È un'esperienza importantissima, anche perché quello che si studia durante i banchi scolastici non è essenzialmente diverso da quello che si conosce al di là di quello che è una cattedra o un banco scolastico. Quindi vedere di prima persona e entrare in quello che è il mondo del lavoro di prima persona è veramente molto importante anche per la formazione dello studente che sta
molto tempo in classe dietro un banco.